Deputato Fratelli d'Italia spara ad un ragazzo la sera di Capodanno. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il Capodanno nel Biellese ha conosciuto momenti di tensione quando il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, ha visto la sua festa trasformarsi in un dramma imprevisto. Mentre mostrava la sua pistola, un evento inaspettato ha sconvolto la serata, lasciando tutti a bocca aperta. Il deputato ha scelto la Pro Loco di Rosazza come location per festeggiare l'arrivo del 2024. Ma ciò che doveva essere un momento di festa si è trasformato in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Pozzolo, armato della sua North American Arms LR-22, ha voluto condividere con alcuni presenti la sua passione per le armi, ma la situazione è sfuggita di mano. Il colpo accidentale ha colpito il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro. Il ferito, fortunatamente non gravemente, è stato prontamente trasportato in ospedale. Pozzolo ha prontamente fornito la sua versione dei fatti, dichiarando: «La pistola era mia, ma non sono stato io a far partire il colpo». Prima di continuare, vogliamo fare delle riflessioni. Cosa ha spinto Pozzolo a portare la sua pistola alla festa di Capodanno? E tu cosa ne pensi di questa vicenda e dei festeggiamenti con gli spari d'arma da fuoco? Scrivi la tua nei commenti. La ricostruzione degli eventi indica che Pozzolo sia giunto alla festa dopo la mezzanotte, appena ha appreso della presenza del sottosegretario Del Mastro. Mentre mostrava la sua pistola, si è verificato l'incidente che ha scosso la serata di Capodanno. In un'intervista concessa a Repubblica, il sottosegretario alla giustizia ha espresso il suo sgomento per l'accaduto. Del Mastro ha raccontato: «Ho passato una giornata terribile, che non riuscirò più a smaltire, mi sento veramente sfortunato». Ha aggiunto di essere uscito per raccogliere il cibo avanzato, quando è stato informato dell'accaduto. Ha descritto il momento in cui è tornato indietro e ha incontrato la moglie del ferito, spiegando il suo desiderio di sincerarsi della situazione. La sorpresa maggiore, tuttavia, è stata la presenza di un'arma da parte del deputato Pozzolo. Del Mastro ha commentato: «Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. Se l'avessi immaginato, gli avrei detto di non venire. Nessuno della mia famiglia ha mai avuto un'arma, perché io ho il terrore delle armi».